Non è una delle solite cantanti, Laura Becchi, anzi, non è una cantante. È un intellettuale dello stornello. Vive a mezza strada fra l'incomunicabilità e l'alienazione. Ovviamente non canterebbe mai una di quelle canzonette insulse che fanno impazzire i fans di Celentano o di Pino Donaggio. Canta invece seriamente versi di questo genere. Mangiava gambe seno, un triste giovedì, il naso mi inghiottì. Ci chiediamo perché le è saltata in mente l'idea di cantare. Lei sa dircelo? Mentre mi facevo la barba al mattino nel bagno, ho scoperto che avevo una bella voce e quindi ho seguitato. Dunque lei è convinta di avere una bella voce? Magnifica, a modo mio, naturalmente. Dicono che lei è anche un'attrice, preferisce cantare o recitare? Tutte e due. Che cosa c'è nel suo futuro, signora Laura Becchi? Solo canzoni? Non ce n'è anche, se si chiama Lotonia. Adesso, anzi, adesso debutto come giornalista. Sono l'inviata speciale delle ore e vado in Africa. Scusi, come ha detto? Sono l'inviata speciale delle ore e vado a scrivere degli articoli in Africa, perché poi c'è anche Pasolini che gira un film, e Puccini Negri, insomma, io chiedo, domando e scrivo. Coraggio, ci parli un poco di Pasolini e dei Negri, delle cose che dirà. Ma anche per sogno, sono in esclusiva, lo scriverò. C'è da scommettere che lei pensa di avere molti lettori quando scriverà. È inutile chiederglielo. Lei che ne dice? No, lei cosa ne pensa? Io credo di sì. Vogliamo cominciare subito? Scriva la prima corrispondenza su questa lavagna, se non le dispiace. Perché prego. No? Grazie. Dimenticavamo, Laura Becchi, intellettuale dello stornello e giornalista, è una donna di polso e di pronte decisioni. La sera della prima, a Roma, è passata al botteghino e per cautelarsi ha portato via tutto l'incasso, 750.000 lire. Come dobbiamo chiamarla? Alienazione?